Vediamo tre modi per gestire i file RAW delle telecamere, da quello più automatico a quello più professionale. Ho creato una timeline dove ho inserito tre immagini. Sono un file di una RED Komodo, un file della FS6, quindi una Sony ed è uno SLOG 3, Gamut 3, e un file ARRI, questa è la ARRI 65, quindi il medio formato, ed è un file ARRI RAW. Quando lavoriamo con le telecamere professionali abbiamo sempre i file RAW, che sono dei file che tengono tante informazioni e non sono sviluppati, quindi sono grigi, sono a basso contrasto, a bassa saturazione. Non si lavora direttamente da questi file, ma si crea uno sviluppo preventivo da cui poi si va a fare la color correction che ci interessa. E ci sono tanti modi per fare questa cosa, adesso li vediamo. Il primo modo, il modo più semplice, è andare sul Project Settings e su Color Management, dove abbiamo l'impostazione che abbiamo dato nel video precedente alla timeline. Andiamo a sostituire DaVinci YRGB con DaVinci YRGB Color Managed. Il processing è SDR, vuol dire Standard Dynamic Range, non è l'HDR. E l'output è l'SDR Rec. 709, come abbiamo già visto, i file vanno esportati in Rec. 709. Se clicchiamo salva, vedete che il file si è colorato. Questo perché DaVinci va a leggere i metadata delle telecamere e quindi sa come è stata girata una ripresa e la trasforma già in Rec. 709. Quindi ci dà un file di partenza da cui lavorare. Come vedete, tutte e tre le telecamere hanno già di default questa impostazione. Questo metodo però è automatico, non ci permette di controllare quello che succede, quindi ci sono altri modi per essere più precisi in quello che facciamo. Quindi andiamo a disattivare il Color Manage, rimettiamo il YRGB e come abbiamo visto l'altra volta, selezioniamo sul Timeline Color Space DaVinci Wide Gamut Intermediate e sull'Output Color Space cerchiamo Rec. 709 Gamma 2.4. Clicchiamo salva e siamo tornati nell'immagine di partenza. Adesso il metodo, quello classico per fare questa cosa, è utilizzare le LUT, che sono le lookup table, ossia dei preset di conversione dei file delle telecamere, che prendono il file di partenza e lo trasformano in Rec. 709 in un nodo di DaVinci. Quindi questo qua è il nostro nodo, lo rinominiamo in LUT, quindi sappiamo che è la conversione. Dopodiché col destro andiamo sul LUT e cerchiamo la conversione a cui siamo interessati. Questa ripresa è una RED, quindi io ho la conversione dentro RED IPP2 Creative Combined e è la conversione RED base. Ok? Clicco lì ed ho sostanzialmente lo stesso punto di partenza di prima. Dove trovo queste LUT? Le LUT si trovano su File, Project Settings e sempre su Color Management vediamo qua c'è scritto Open LUT Folder. Cliccando su Open LUT Folder sarà aperta la cartella dove ci sono tutte le LUT installate nel nostro DaVinci. Queste LUT qua non sono disponibili direttamente, ma vanno scaricate e si trovano nel sito del produttore della telecamera. Per esempio, qua sono nel sito della Sony, il sito mi fa scaricare le LUT dello SLOG 2, dello SLOG 3. Stessa cosa nel sito della ARRI, cerco il LUT Generator, qua mi fa scegliere l'immagine di partenza, quella di destinazione, il tipo di conversione 709 e mi fa generare le LUT. Questi file poi vanno copiati nella cartella LUT dove sono salvati le LUT del nostro DaVinci. Una volta che sono copiate lì, si clicca Update List. E DaVinci ricarica tutte le LUT presenti nella cartella e ce le rende disponibili nel progetto. Allora, vediamo anche per le altre telecamere. Questa qua è la FX6, quindi in questo caso utilizzerò LUT. Vado su Sony SLOG 3, perché questa è girata in SLOG 3 ed è girata in Gamut 3 Cine. Quindi selezionerò questa che è S-Log 3, S-Gamut 3, LC709, che è Rec. 709. Quindi clicco. Ed ho anche qua la conversione standard fatta con la LUT. ARRI RAW, stessa cosa, destro, LUT, cercherò ARRI LOG C4 e cerco Rec. 709 e questa è una D65 perché è l'ARRI 65 e mi crea questo file qua.
il metodo più moderno però non usa le LUT ma usa il Color Space Transform, che è un nuovo sistema interno a DaVinci che ci permette di passare da un profilo colore ad un altro profilo colore all'interno della struttura nodale di DaVinci, ed è molto più avanzato e più professionale. Resettiamo la color correction, quindi color reset all grids and nodes, quindi siamo di nuovo al punto di partenza. Adesso farò così: mi creerò il primo nodo, lo chiamo CST in, color space transform in, poi mi preparo già un paio di nodi per la color correction, che può essere la luminosità, il bilanciamento del colore, e dopodiché me ne creo un altro, lo chiamo CST out. Adesso nel primo nodo vado a cercare negli effetti Color Space Transform, lo trascino sul nodo e faccio la stessa cosa sull'ultimo. Quindi ho il plugin sia sul primo nodo che sull'ultimo. Nelle impostazioni del primo nodo seleziono la sorgente della telecamera e il profilo colore che voglio utilizzare. Quindi nell'input Color Space seleziono, questa è una red, girata in Red Wide Gamut RGB. Quindi seleziono quello e su input gamma seleziono Red Log 3G10, che è il log di questa clip. Dopodiché su Color Output Space seleziono il DaVinci Wide Gamut, che è l'impostazione del profilo colore della timeline, e su Output Gamma seleziono DaVinci Intermediate. Adesso faccio la stessa cosa su CST Out. In questo caso vedete, il file segue il percorso, quindi arriva al CST out in DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate. Però adesso devo uscire nel profilo colore con cui poi vado ad esportare, quindi sarà sull'output color space rec 709 e sul gamma gamma 2.4. Ok, adesso come vedete il file è sviluppato all'interno dei nodi con questa struttura. Se vado a compararlo con la trasformazione automatica, vedete che è leggermente diversa. Sono entrambi due buoni punti di partenza, quindi vanno entrambi bene per la color correction, però questo sistema mi dà un vantaggio. Tra il CST in e l'out, io sono in DaVinci Wide Gamut, quindi ho un'informazione di colore più ampia, quindi qua andrò a fare le modifiche, per esempio la luminosità, quindi se voglio alzare la luminosità di questa clip, per esempio portare un po' giù l'offset, ok, e gestire la luminosità, lo faccio in questo punto. Posso gestire il bilanciamento del colore, la tinta, quindi per esempio voglio che questa immagine sia più azzurra, ok. Queste modifiche le faccio all'interno dei due CST. Invece dopo, quando sono già in Rec 709, utilizzo gli effetti che sono pensati per il Rec 709. Quindi per esempio posso mettere un po' di glow, oppure posso mettere un effetto pellicola. Per esempio a me piace quello della Film Convert, quindi tiro fuori il plugin di Film Convert, che è a pagamento, seleziono Super 35, una grana che mi piace. Mi tengo solo la grana, come potete vedere adesso è abbastanza intensa, e me la regolo a piacimento. Quindi sostanzialmente, per ricapitolare, col primo CST mi trasformo dal profilo colore della telecamera al DaVinci Wide Gamut. Dopo il primo CST fino al CST out, che mi trasforma in Rec 709, faccio le modifiche al colore, alla luminosità e all'informazione visiva. Dopo il CST out utilizzo i plugin e gli effetti che sono pensati per lavorare in Rec 709. Proviamo a fare la stessa cosa col file della Harry. Resetto la color correction e mi creo un CST in. È sempre importante rinominare i nodi così ci ricordiamo cosa stiamo facendo. Metto CST out e sul CST in seleziono Larry Wide Gamut 4 e Larry Log C4, poi DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, e sul CST out DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, per poi uscire in Rec 709 e gamma 2.4.
Ecco, questa qua è la conversione col CST. Se guardiamo quella ottenuta prima con la LUT è molto simile. Per evitare di fare ogni volta questa struttura, possiamo salvarci col grab still la nostra struttura dei nodi e creare una cartella di preset dove inseriamo il CST, così basterà modificare l'input della telecamera di partenza e avremo già un punto di partenza per tutta la nostra color correction. Se il tutorial vi è servito, mettete un like ed iscrivetevi per i prossimi tutorial. Grazie.